Me l'avete chiesto veramente in tanti, ovvero sia di fare una comparazione tra Galaxy Watch Active 2, l'ultimo nato di casa Samsung, e il Galaxy Watch, tra virgolette, normale, il suo predecessore, quello con la ghiera meccanica, tanto per intenderci, perché voi vi chiedete, ma vale la pena comprare l'Active 2 oppure il Galaxy Watch, tutto sommato, è lo stesso, soprattutto alla luce dell'ultimo aggiornamento software che ha portato Bixby anche su Galaxy Watch. E quindi andiamo a vedere in cosa sono uguali e in cosa invece differiscono. Sono andato a misurarli secondo diversi aspetti, l'estetica, ma anche Bixby, la velocità nell'apertura delle applicazioni, il fitness, la parte smart e naturalmente anche la qualità audio, visto che entrambi hanno un altoparlante integrato. E quindi iniziamo. Partiamo dall'estetica. Il Watch 46 mm è grosso, vistoso, spesso e discretamente pesante, si fa per dire, con i suoi 63 grammi. Insomma, pur nella sua eleganza con la doppia finitura in argento e nero, non è per chi vuole passare inosservato ed è adatto a polsi di una certa importanza. Active 2 ha un concept completamente opposto, pesa la metà, circa 30 grammi nella versione in alluminio ed è tutto schermo. Addirittura anche i tasti fisici tentano di apparire il meno possibile e sono annegati nella cassa, che è di 44 mm, quindi più piccola rispetto al predecessore. Insomma, qui dipende da come siete voi. Se vi piace apparire e non vi danno fastidio gli orologi, anche se un po' ingombranti e vistosi, allora Watch 46 mm, altrimenti Active 2, che è più piccolo, meno spesso e sicuramente molto discreto. Quindi da una parte lo smartwatch per chi non ha paura di apparire, per chi non ha paura di smartwatch molto voluminosi, dall'altra invece lo smartwatch che vuole un certo understatement, ovvero sia non vuole un qualcosa che appaia troppo al polso. E questi due concept così diversi, così agli antipodi, si portano dietro anche una diversa interpretazione della ghiera che da una parte è meccanica e dall'altra è digitale. Su quella meccanica del watch a 46 mm non c'è molto da dire. Funziona bene, dà un piacevole feedback meccanico con i suoi click ripetuti e fa il suo dovere, ovvero spostarsi da un menu all'altro e scorrere le varie informazioni. E la potete utilizzare indifferentemente con un dito oppure con due. Su Active 2 l'implementazione digitale è molto buona. Passando un dito sulla cornice esterna, i menu iniziano a scorrere e l'orologio vi restituisce un piacevole feedback aptico. È solo un po' meno utilizzabile di quella meccanica, per il semplice fatto che la potete gestire unicamente con un dito e non con due, altrimenti fa un po' di casino. Ma usandola solo con un dito, alcune volte andrete ad oscurare l'indicatore del menu. Ma andiamo avanti, adesso parliamo di Bixby che sul Galaxy Watch è presente con l'ultimo aggiornamento software. Ma funziona allo stesso modo oppure sono diversi? Vediamo un po'. Su entrambi si attivano allo stesso modo, volendo attraverso un doppio clic del tasto inferiore. Gli potete chiedere le stesse cose, un promemoria oppure di chiamare un contatto, ed anche la velocità e qualità nella risposta sono pressoché identiche. Metti un promemoria per domani. Cosa vuoi annotare? Fare la spesa. Bene, ho appena salvato il tuo promemoria. Metti un promemoria per domani. Buona idea. Dimmi per favore cosa vuoi annotare. Fare la spesa. Perfetto, abbiamo salvato il promemoria. E su entrambi gli smartwatch Bixby può essere utilizzato anche per fare una chiamata. Ne approfittiamo per capire se la qualità audio è differente oppure no. Chiama 192 Sto chiamando. 19.193. Benvenuto nel servizio clienti Fastweb. Digitare 1 per ricevere assistenza sull'offerta mobile. Digitare 2 per assistenza sull'offerta voce, internet e per le microimprese. Chiama 192 193. Chiamata verso 192.
2193 in corso. Benvenuto nel servizio clienti Fastweb. Digitare 1 per ricevere assistenza sull'offerta mobile. Digitare 2 per assistenza sull'offerta voce, internet e per le microimprese. Quindi un po' meglio forse Active 2 rispetto a Galaxy Watch. Ma adesso andiamo a vedere se dal punto di vista del fitness Active 2 fa valere il suo progetto sicuramente più recente. Entrambi monitorano esattamente lo stesso numero di allenamenti e sono tanti, compreso il nuoto visto che sono impermeabili fino a 5 atmosfere. Durante l'allenamento è possibile avere accesso a diverse informazioni, da cronometro e distanza al controllo della musica, per poi andare su passi, battito o chilocalorie consumate. Dicevamo del battito. A riposo, se confrontati con una fascia cardio, sono entrambi eccellenti e sostanzialmente non ci sono scostamenti di rilievo. Ma sotto sforzo Active 2 fa valere il suo progetto più recente. Non una differenza eclatante, ma generalmente parlando l'ho trovato più preciso del suo predecessore e quindi lo consiglio per chi ha a cuore particolarmente l'attività sportiva. Ma quando si finisce l'allenamento si torna in parità. Le informazioni di riepilogo fornite sono infatti del tutto identiche. E quindi da questo punto di vista forse è un po' più preciso Active 2, che fa valere il fatto che ha piazzato 8 fotodiodi sul retro proprio per aumentare la precisione, ma sono veramente differenze minimali. Il display del watch a 46 mm è di 1,3 pollici con una risoluzione di 360x360 pixel. Stessa cosa per l'Active 2, ma qui i pollici diventano 1,4. Entrambi sono dotati di un sensore di luminosità automatico e di always on display. Nessun problema alla luce del sole e generalmente parlando sono due ottimi pannelli, ma ho trovato più gratificante il display di Active 2, il riferimento della categoria secondo me, soprattutto per il contrasto e la profondità dei neri. Migliorabile la gestione dell'always on display per tutti e due, che hanno la tendenza ad abbassare troppo, in condizioni di luce, la luminosità. Sull'autonomia invece parlano i numeri, perché abbiamo una batteria di 340 mAh per quanto riguarda l'Active 2 e di 472 mAh invece per quanto riguarda il Galaxy Watch, e questo diverso amperaggio si fa sentire proprio nell'autonomia di tutti i giorni. Con Active 2 ci fate più o meno 2 giorni e mezzo, 3, mentre sul Galaxy Watch, grazie alla batteria più capiente, sicuramente raggiungete i 4 giorni, quindi in media voi vi fate tranquillamente 24 ore in più. Un bel risultato per chi va a farsi un weekend lungo e non vuole portarsi appresso il caricatore. E la velocità? Nel senso che da un prodotto più recente ci si aspetta più velocità nell'accensione, ma soprattutto più velocità nell'apertura delle applicazioni. Ho provato a misurare l'accensione di entrambi gli smartwatch e da questo punto di vista il Galaxy Watch Active 2 ci ha messo circa 28 secondi, laddove invece il suo predecessore ci ha messo giusto quel paio di secondi in più. Ho poi provato a misurare l'apertura delle applicazioni. L'applicazione telefono ha avuto un avvio simultaneo, così come anche Bixby si è avviata in modo pressoché uguale su entrambi gli smartwatch. Per quanto riguarda invece l'applicazione Samsung Health, qui si è avviata un pochettino prima su Galaxy Watch, ma proprio un nulla. Abbiamo provato poi anche l'applicazione delle impostazioni, che ha avuto un avvio anche qui simultaneo, e poi l'applicazione sveglia, per cui il Galaxy Watch Active 2 è arrivato un po' prima. E quindi siamo giunti alla fine di questa veloce video comparativa. Che dire, 60-65 euro, Active 2 vale questo prezzo? Allora, se vi interessa l'autonomia, no, nel senso che dura di più il Galaxy Watch. Se vi interessa la velocità, no, nel senso che sono veloci uguali. Forse se vi interessa il fitness, allora Active 2 è un po' più preciso. Ma soprattutto voi dovete fare un ragionamento, ovvero sia,
Volete investire sull'Active 2 che si presume nel 2020 riceverà anche le funzionalità di ECG e di rilevamento della caduta? Se sì, allora comprate Active 2 perché queste due funzionalità sono già implementate nell'Active 2 a livello hardware, anche se voi non le vedete, perché Samsung, come Apple, quando mise sul mercato il suo Apple Watch 4, sta ancora aspettando le autorizzazioni. Allora, se siete interessati a queste due funzionalità, Active 2 può essere un ottimo investimento. Se invece non vi interessano, vi interessa invece molto di più l'autonomia e vi piace uno smartwatch bello vistoso, bello ciccio, insomma un bel cronografone dei vecchi tempi, come piace a me, allora Galaxy Watch a 46 mm può diventare davvero un affare e può essere ed è ancora un ottimo smartwatch. Spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Like, iscrivetevi al canale, ricordate la mia vetrina su Amazon, amazon.it/shop/alexsmart e vi do appuntamento alla prossima video recensione. Ciao a tutti!